Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video di recensione, visto che ho tra virgolette pochi prodotti da recensirvi e sono un po' misti, farò uno dei miei video un po' classici, un calderone di prodotti praticamente. Allora, prima di tutto vi vorrei far vedere una cosina. Mi è finito il mio libricino quadernino dove prendevo gli appunti dei prodotti che vi dovevo recensire e ho preso questo. È troppo carino. Poi un pochino mi ricorda la mia Maggie quando si doveva fare il bagnetto. Più o meno aveva questa espressione e poi odiava fare il bagnetto, quindi per questo l'ho preso. Comunque all'interno ho iniziato già a scrivere dei prodotti che sto provando in questo periodo. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlare è una colla per ciglia finte. Io di solito ho utilizzato la colla della Essence negli ultimi anni. Mi sono sempre trovata bene. Comunque ho trovato questa della Kiss in un negozio Pilato si dovrebbe chiamare. La colla si chiama, un attimo che lo trovo in italiano, non c'è in italiano, che okay, ho preso il color chiaro ed è all'aloe vera. L'ho comprata, ho preso questa qui perché, ok, è arricchito con aloe vera ed è adatta a chi porta le lenti a contatto. Io sono portatrice di lenti a contatto, quindi ho pensato potesse essere meno aggressiva rispetto a un occhio che ha già qualcosa, a parte tutto il trucco. Allora, come indicazioni dice di applicare una piccola quantità della colla lungo la linea delle ciglia finte, attendere 30 secondi. Ok, posizionare le ciglia finte sulle ciglia naturali partendo dall'esterno dell'occhio, premendo delicatamente. Ok, vabbè, poi per rimuovere. Allora, la confezione è da. Proviamo a vedere qua. Non c'è scritto che okay, è un made in Corea è da 7 grammi. Contiene latex. Ok, allora ha il tubicino fatto in questo modo. Vediamo se riesco a far vedere. Eccola qua, questa qua è la colla che ovviamente diventa poi trasparente. E non puzza come le classiche colla per ciglia finte. Allora, l'ho trovata molto facile da applicare. Io ho preso, vabbè, c'avevo la ciglia finta in mano, ho appoggiato un po' di prodotto al centro senza continuare a schiacciare, ho accompagnato la colla da parte a parte. Come le istruzioni, ho atteso quei 30 secondi, l'ho applicata. Ed è rimasta lì bella adesa per tutta la serata, non mi ha dato fastidio, non mi ha provocato irritazione di sorta. Poi è stata molto semplice anche la rimozione sia della ciglia finta di per sé che anche poi dei residui per ovviamente poter utilizzare le ciglia finte in un secondo momento e anche nel rimuovere i residui di colla finta, non ci sono stati nessun problema, quindi mi è piaciuta molto. Non ricordo quanto l'ho pagata. Eventualmente trovo qualche riferimento che vi lascio giù nell'info box. Secondo prodotto di cui voglio parlare è un campione, è un prodotto in travel size ed è la BioPoint Professional. Con 5 azioni trico cosmetiche delicate, un balsamo istantaneo bifase, districante, nutriente, fortificante, dona morbidezza, esalta la luminosità. Salon quality. Allora, vediamo cosa c'è scritto dietro. Allora, la sua innovativa formulazione oggi ulteriormente potenziata garantisce 5 benefici visibili sin dalle prime applicazioni per un risultato altamente professionale direttamente a casa tua. La sua innovativa formula ricca di agenti condizionanti avvolge la cuticola, ammorbidisce e districa anche capelli più difficili. Nutriente, la cheratina
Elemento costitutivo del capello agisce sulla corteccia della fibra capillare donando consistenza e vitalità fortificante grazie alle eccezionali proprietà, si legge niente, è scritto piccolissimo, proprietà cosmetiche dell'olio di moringa, poi nutre. Dona morbidezza ai tuoi capelli che risultano soffici e setosi al tatto. Esalta la luminosità naturale dei tuoi capelli che appaiono istantaneamente più forti, facili da pettinare e riacquisiscono la loro naturale brillantezza. Il consiglio del professionista: agita bene il prodotto prima dell'uso affinché le due fasi si miscelano perfettamente tra loro. Applica il prodotto sui capelli lavati e tamponati, distribuisce sulle lunghezze con un leggero massaggio così che il prodotto penetri con più facilità. Ok, io ho questa confezione da 50 ml, quindi una travel size. Come si può vedere, il prodotto è diviso, quindi è un bifasico, va agitato, come abbiamo letto, e il prodotto si unisce a uno spruzzino e va spruzzato, come letto, sui capelli umidi tamponati e poi va lavorato in modo tale che il prodotto si penetri all'interno del capello per iniziare ad agire. Allora, io l'ho provato ovviamente sia sui capelli bagnati, come mi suggerisce la confezione, che anche sui capelli asciutti, così per aiutare, ora ne metto anche un pochino, tanto dona brillantezza. Male non può fare, ecco qua. Poi ha un profumo di salone, mi piace un sacco. Ok, ora si deve asciugare leggermente e aiuta a districare il capello, anche se ho il capello liscio in questo momento, quindi già è districato di per sé. Comunque, mi piace anche, come stavo dicendo, sui capelli asciutti per aiutare per aiutare a districare il capello, quindi a non farlo spezzare durante quando lo vado a pettinare. Poi il fatto che ha la cheratina, eccetera, comunque è sempre un plus che io vado ad aggiungere ai miei capelli e che mi aiuta a proteggere. Sotto questo profilo se ne è accorto anche il mio parrucchiere. Sono andata, come sapete, a fare il capello, ve l'ho detto già nello scorso video, ho rifatto la frangetta, ho rifatto il taglio, e io ogni volta che finisce l'estate poi chiedo ovviamente di tagliare le lunghezze di modo tale che tutta la parte rovinata dell'estate vada via con il taglio. Di solito durante l'estate io utilizzo i miei oli estivi, di solito quello della G-Cube, che vi lascio giù nell'info box la recensione del prodotto, però quest'anno ho anche utilizzato questo, visto che ho i capelli sottili e quando vado a pettinare il nodo si trascina giù verso la fine e poi spacca gli ultimi centimetri dei miei capelli. Con il fatto di utilizzare questo prodotto districante mi ha dato veramente una mano santa. Quando avevo i capelli anche fatti di salsedine, quindi comunque già annodati, una spruzzatina sulle punte e mi aiutava a pettinare, quindi anche sotto questo profilo tanto tanti plus, quindi mi piace molto. Prodotto per unghie della Pizzvai è un cuticle remover gel, quindi un gel per rimuovere le cuticole. Allora, si applica sulla cuticola, si lascia agire per 15 secondi e si spinge indietro la cuticola. Ok, è un prodotto da 10 ml, come potete vedere è geloso, non so se si nota nella confezione. Questo è il suo bacchetto, si prende sempre con il bacchetto, lo si applica alla base dell'unghia, quindi qua sulla cuticola. Io di norma l'applico, aspetto qualche secondo, applico su tutte e 10 le 5 dita della prima mano, attendo un attimino, rimuovo l'eccesso con una salvietta, con un Kleenex, qualsiasi cosa, e poi non con questo, con il bacchetto in dotazione, perché poi l'andrei a rimettere all'interno con lo sporco dell'unghia, ma con un altro a parte, un altro bacchettino a parte, piano piano spingo.
Dopo che ho spinto la prima volta, ripulisco il tutto, quindi io vado a lavare le mani, attendo un altro po', nel frattempo quel po' di prodotto che mi è rimasto continua ad agire. Quindi dopo che ho fatto la prima mano, vado a fare la seconda, attendo un attimo, ritorno a spingere all'indietro. In questo secondo passo c'è una zanzarina. In questo secondo passo sono in grado di tirar via anche quella molto molto adesa all'unghia, a spingerla dietro e a farla spostare di modo tale che non mi sollevi l'unghia. Quindi mi piace molto ed è ovviamente comodissima, efficacentissima anzi, per le cuticole delle unghie dei piedi che sono molto più spesse rispetto a quello per le mani e mi ha aiutato a tenere un piedino di fata quest'estate quando portavo le scarpe aperte. Che PS, qui a Salerno oggi siamo al 21, io ancora porto la mattina le scarpe aperte perché c'è un sole stupendo e ancora posso portare le scarpe aperte e sono la donna più felice del mondo. Peccato che non le posso portare di sera, però è capitato, non l'ultimo fine settimana, il precedente sono scesa con i sandali col tacco che io adoro. Prodotto di make up, una matita occhi, questa è della Rouge, si chiama 12 H Blue Eye Pencil, è una matita occhi blu 12 ore ed ha 1,45 grammi per uso esterno, non ingerire, vabbè, non mangerei mai una matita. È una classica matita blu scura, opaca. Ora faccio uno sgocciolino. Eccola qua, non so se si riesce a vedere. Spero di sì. Allora, è una matita che all'interno della rima scrive pochissimo perché è molto dura, quindi ho difficoltà a farla scrivere all'interno. Poi ovviamente la rima è più umidiccia e una matita del genere non è adatta a scrivere all'interno della rima. Però per quanto riguarda l'esterno, quindi sotto e per creare una linea di eyeliner, è perfetta perché scrive bene anche sull'ombretto, si tiene altrettanto bene perché poi si fissa. L'unica cosa che ogni tanto ricerco in un prodotto del genere è che mi faccia da base per i miei smoky. Questa purtroppo si fissa troppo rapidamente, ora ok, e non riesco a sfumarla perfettamente, rimane comunque a macchiette e rischio di non fare un ottimo lavoro per quanto riguarda una base colorata scura per lo smoky, quindi non lo voglio utilizzare come smoky, è come se si dematerializzasse e non lasciasse proprio colore, quindi è inutile. Però come eyeliner, come esterno mi piace tantissimo, come base no, come interno assolutamente no. Prodotto di idratazione, il prodotto di idratazione corpo, questo è della Omnia, crema corpo erboistica con l'olio di mandorle, olio biologico estratto a freddo, contiene 0% di siliconi, parabeni, olio minerali, coloranti sintetici, 200 ml, principio funzionale da agricoltura biologica certificata e al dolcente, cioè questa ciocca che mi era andata giusto nell'occhio, ok. Addolcente e protettiva per pelli delicate, un cosmetico erboristico formulato al 95% con ingredienti di origine naturale, dermatologicamente testato. La crema corpo erboristica Omnia contiene ingredienti extra delicati arricchiti con olio biologico di mandorle, ideale per le pelli secche e delicate. L'olio di mandorle è un efficace emolliente rigenerante della cute, in particolare in momenti fisiologici quali la gravidanza. Massaggia sul corpo fino al completo assorbimento. È un prodotto vegano. Vabbè, 6 mesi dall'apertura. Ha un profumo di mandorla, sembrano i dolcetti alle mandorle. Mamma mia. Io sono leggermente a dieta e queste cose non le dovrei sentire. Eccola qua. È molto leggera come crema. Si assorbe rapidamente, ne approfitto, idrato anche le mani, lascia questo profumo di mandorle buonissimo, metto anche un goccio dall'altro lato, e lascia la pelle
morbida, idratata, delicatamente profumata. È veramente un'ottima crema. Mi è piaciuta tantissimo. Mi sta piacendo anche sui talloni leggermente screpolati, le parti un pochino più callose, quali possono essere i gomiti, le ginocchia, eccetera. Anche su quelle parti funziona molto bene. Altro prodotto per unghie della Wycon è il Top Coat Matificante, quindi si chiama Matte Top Coat da 10 ml, il numero 08. Allora, ha un pennellino molto largo, non so se si riesce a vedere, che prende benissimo il prodotto, lo lascia benissimo sull'unghia, si asciuga, vabbè, di solito quasi tutti i top coat mattificanti si asciugano rapidamente, comunque si asciuga rapidamente, ha un effetto matte leggermente abbastanza duraturo. Io ora ce l'ho sulle unghie, ma ho delle unghie un po' corte delle quali mi vergogno leggermente. Comunque, questo oggi è lunedì e l'ho messo sabato, no, venerdì. L'ho messo venerdì, quindi si è fatto tutto venerdì. Tutto sabato, tutto domenica, oggi è lunedì pomeriggio, lunedì sera, sono le 8 passate, sono le 20. Io ho ancora l'effetto matte, considerate che sono sulle mani, quindi è molto più facile che si svecchi, si toglie l'effetto opaco, eccetera, come giusto che sia. Ci ho giocato a pallavolo, ci metto gli oli, comunque non è che sto con le mani così come non far nulla, quindi mi sta piacendo molto. E ha una durata come top coat in sé di 7-8 giorni quasi, quindi buono. Ultimo prodotto per questo video è questo prodotto della Garnier Bio, è la lavanda, alla lavanda rigenerante, il contorno occhi anti-età, oli essenziali di lavanda biologica, vitamina E. La gamma Garnier Bio, una selezione di piante e i loro oli per i bisogni dei diversi tipi di pelle, formulata per essere efficace e secondo le regole della certificazione biologica. Risultati che si possono vedere e sentire sulla pelle, applica sul contorno occhi 2 volte al giorno. Estratto mediante distillazione a vapore, l'olio essenziale di lavanda biologica è conosciuto per le sue proprietà rigeneranti. La lavanda è coltivata in Francia e raccolta in estate nel periodo migliore del suo ciclo di vita. È arricchito con oli di argan biologico e vitamina E. Rigenera la pelle del contorno occhi dall'aspetto più levicato e luminoso. Una cosa che mi piace di questa linea della Garnier è che, non so se si riesce a leggere, dietro, per quanto riguarda l'inci, va a inserire anche che cosa sono gli ingredienti, in modo che è facile da leggere anche per chi non è in grado di leggere, di capire che cosa ci sia all'interno di un prodotto. Mi piace molto. Comunque è un prodotto certificato bio, ha la certificazione Cosmos Organic, certificato EcoCert Green Life secondo le discipline Cosmos, formula vegan, nessun ingrediente derivato di origine naturale, animale. La nostra lavanda è stata specificatamente scelta da Garnier perché proveniente da fonti rinnovabili, capace di rigenerarsi ogni anno. La lavanda è prodotta in Francia secondo le regole dell'agricoltura biologica e commercializzata in modo eco nel rispetto della biodiversità. Il cartone è 100% riciclabile. È importante per noi fare la raccolta differenziata. Ok. Allora, come con tutti i contorni occhi, ha una confezione da 15 ml, questa è la confezione. Ha il classico beccuccio e questa è la crema. Ha un buon profumo di lavanda che quando vado a metterlo nel contorno occhi la sera mi concilia anche il sonno. È tipo gelosa sotto le mani. Si riescono a fare tutti i passaggi, tutti i massaggini del caso
dopo un po' si asciuga, si assorbe. Allora, idrata tantissimo il contorno occhi, lascia la parte molto distesa, levigata, idratata. Il giorno dopo, quando la applico di sera, mi trovo comunque bello il contorno occhi, bello disteso e setificante, mi verrebbe da dire, comunque molto 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 idratato. Si vede che è un prodotto di buona qualità, mi piace tantissimo, lo sto utilizzando con soddisfazione, devo essere sincera. E che dirvi più? Nulla. Garnier ha fatto veramente una buona linea con questi prodotti della linea Bio. A me Garnier piace, anzi piacicchia, ma la linea Bio piace molto. È già il secondo prodotto che utilizzo, che testo e che mi soddisfa al 110%, quindi buonissimo, perfetto. Ok, video dei prodotti recensiti dell'ultimo periodo finisce qua. Io spero che ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto e ti è stato utile, mi raccomando, supportami con un pollice in su. Se non vuoi perderti i miei prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione giù nell'info box e nell'ultima schermata. Io nel frattempo ti ringrazio di avermi aperta. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!